tutela giurisdizionale, la tutela giurisdizionale, cioè una giurisdizione esclusiva dinanzi al giudice amministrativo, è una tutela anche diciamo semplificata, però cioè con dei termini limitati rispetto alla tutela diciamo al giudizio ordinario di legittimità dinanzi al giudice amministrativo, è stato introdotto una sorta di ricorso improprio, nel senso che innanzitutto può essere chiesto il riesame al responsabile per la trasparenza, anticorruzione e trasparenza, oggi è figura unificata. Questo termine per il, va fatto appunto, anche il controinteressato dispone di questa facoltà, il responsabile deve provvedere nel termine di 20 giorni e può anche chiedere appunto l'intervento, il parere del garante privacy che si deve pronunciare in 10 giorni qualora vi siano dei profili concernenti la tutela appunto dei dati personali. Nei casi insomma delle autonomie locali in cui sia previsto, è possibile anche il difensore civico. Quindi noi dobbiamo allora le sanzioni che possono scattare all'interno allora il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione dell'istituto dell'accesso civico, quindi dovrà nel caso al di là di una vigilanza generalizzata nell'esercizio delle sue funzioni dovrà svolgere dovrà segnalare innanzitutto anche all'organismo indipendente di valutazione, quindi agli organi di valutazione l'inadempimento da parte del dirigente che era tenuto ad applicare questo istituto e questo costituisce anche elemento di valutazione, inciderà sulla valutazione, costituisce elemento di valutazione della performance appunto del dirigente, di responsabilità dirigenziale, può costituire anche un'ipotesi da un'immagine della pubblica amministrazione. Posso citare a riguardo una sentenza della Corte dei Conti del Lazio, molto importante, che può aprire un filone anche per il futuro, per dire l'importanza dell'osservanza di queste norme, che ha condannato anche i componenti dell'organismo in termini di valutazione e altri organi del comune, che impropriamente aveva dichiarato che gli adempimenti in materia di trasparenza di quel comune erano regolari. Siccome da questa dichiarazione discerne anche poi l'erogazione dei premi, dei compensi, perché è collegato alla relazione del performance, quindi la Corte dei Conti ha condannato componenti dell'OIV e anche i sindaci e componenti diciamo, di organi comunali a risarcire i danni, perché quella dichiarazione che era impropria ha fatto sì che in quegli anni venissero erogati premi non dovuti. Quindi la Corte dei Conti ha, ripeto, con questa sentenza che la conosca, quindi ecco, l'attenzione a ponderare il diritto con i limiti previsti è fondamentale, perché se diciamo, si fa un uso improprio sia del diritto d'accesso quando non è possibile, ma anche il caso contrario, si può incorrere in meccanismi seri. Poi dall'altro l'ANAC ha raccomandato anche ai comuni di pubblicare un registro degli accessi, questo è importante perché è in evoluzione il controllo dell'ANAC su questi accessi, perché alla luce di questi anche registri potrà adottare iniziative di diverso spessore. Subentra quello regionale, quindi nelle avvertenze noi indichiamo il difensore civico regionale. È importante perché il difensore civico regionale ha un compito in questo tema cioè, previsto dal legislatore, disciplinato e un cittadino può rivolgersi. Sono numerosi, tra l'altro, gli interventi del ricorso di riesame sono diversi, perché con il sito del garante per dire numerosissime richieste del responsabile anticorruzione e trasparenza che poi ecco, solleva praticamente delle questioni. Tra l'altro vedo che l'ultima slide ce l'ho proprio aperto su un caso concernente gli iscritti della prova del concorso di polizia. Erano state richieste praticamente tutti gli elaborati iscritti presentati a questo concorso con la forma dell'accesso civico, non dell'accesso documentale, quindi da soggetti che non avevano partecipato. Una pronuncia tra l'altro abbastanza criticata dai garanti questa, perché il garante alla fine ha detto, dice, ma insomma si potrebbero vincere, potrebbero emergere anche le convinzioni filosofiche, le opinioni personali del candidato, insomma qualche commento ha detto, beh allora sarebbe anche riconoscibile. Però comunque per dire che non è facilissimo bilanciare, bilanciare gli interessi, in questo caso il parere del garante è stato nel senso di ritenere prevalente la tutela
alla riservatezza e quindi a non consentire l'accesso civico di questi lavorati scritti. In realtà poi ha anche invocato un diritto d'autore, insomma, opera del genere, eccetera. Grazie. Allora, ringraziamo Claudia Manzola per l'intervento, poi avremo anche modo di recuperare le slide che vi diamo a disposizione, anticipando anche la richiesta di un ulteriore approfondimento, visto anche l'interesse che abbiamo su alcuni temi e la necessità appunto di approfondire. Adesso abbiamo in chiusura l'onere di Fabio Amici di Acumarche, che è l'ente che insieme alla Regione, l'associazione che insieme alla Regione ha organizzato questa giornata, e appunto l'onere in un quarto d'ora di darci un po' sostanzialmente la sintesi operativa di quella che è la giornata questa mattinata che abbiamo passato insieme. E la prima parte della mattinata l'abbiamo condivisa con delle classi delle scuole superiori, che è stato molto stimolante per certi aspetti. Questa è la seconda parte più tecnica, e il dottor Amici chiuderà con degli stimoli in ordine in particolare sulle carte di servizi in un tempo sostanzialmente limitato, per cui lo preghiamo di essere, come dire, efficace e sintetico. Grazie a voi tutti. Il primo argomento è la presentazione dei ruoli dell'associazione dei consumatori. La normativa europea alla quale l'Italia è dovuta adeguarsi prevede un ruolo di fondamentale importanza dell'associazione dei consumatori e utenti, ed è stato istituito presso la nostra regione il comitato regionale dell'associazione dei consumatori e utenti, alla quale io faccio parte in base a una legge regionale, per tutelare gli utenti dei servizi pubblici, noi, voi tutti, perché voi siete magari funzionari pubblici ma siete anche utenti dei servizi, trasporto, sanità, eccetera. Quindi la nostra competenza in materia di trasparenza è ardua, e io parlo in modo veramente triste, ecco, diciamo in termini di questo, erano importanti, perché non lo sono più. Perché il decreto legislativo 97 del 2016, che il governo ha varato recentemente per fare un passo avanti, per istituire il FOIA, per fare della trasparenza uno strumento ancora più efficace, purtroppo ha fatto un passo indietro. Perché aveva abrogato l'articolo della norma del 33 del 2013 che prevedeva l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni annualmente, quando andava ad aggiornare i piani della trasparenza e dell'integrità, di chiedere i pareri alle associazioni di consumatori del CNCU, perché noi le pubbliche amministrazioni nazionali dovevano chiedere a questo organismo che sta presso il Ministero dello Sviluppo Economico, quelle locali, comuni, province, regioni, altri, dovevano chiedere il parere a noi di questo organismo. Non esiste più questo obbligo, nessuno ne parla in Italia. Io quando ho letto la bozza del decreto legislativo mi sono subito preoccupato, ho chiesto un appuntamento a Roma con il dottor Gobbo, che è il dirigente massimo dello sviluppo economico, ho scritto alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ho scritto alle altre associazioni, ma che stiamo fermi? Ci tolgono questo potere nell'interesse dei cittadini, comunque il potere non c'è più, mi auguro che il governo ci ripensi e ce lo restituisca e potenzi di più le nostre attività. Premesso questo, andiamo al nocciolo del discorso. Io ho preparato un documento di studio su tutte le normative che regolano le carte dei servizi, lo pubblicheremo poi sul sito, perché questo progetto prevede anche la divulgazione di un social, PA Social Regione Mali, in cui invito tutti ad iscrivervi, e noi pubblicheremo poi questo mio documento su questo punto importante. La normativa sulle carte dei servizi. La pubblica amministrazione ha dei servizi pubblici e devono essere servizi di qualità. Questa qualità deve essere migliorata annualmente. Io vi leggo in breve il decreto del DPCM del 1994, quindi 94 siamo a 16, circa 27 anni fa, più o meno, cioè, più di 20 anni fa. Principi sull'erogazione dei servizi pubblici. Questo è un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni, che prevedeva degli obblighi che purtroppo sono stati quasi totalmente disattesi. L'obbligo era quello di emanare le carte dei servizi con gli standard di qualità dei servizi. La mancata osservanza dello standard di qualità dei servizi avrebbe dovuto comportare un indennizzo a favore del cittadino. Pensate che norma importante. La pubblica amministrazione deve emanare le carte dei servizi per ognuno dei servizi che eroga,
E in queste camere i servizi devono essere determinati gli standard qualitativi e quantitativi. E se la pubblica amministrazione non rispetta lo standard, è previsto un indennizzo, è previsto una forma risarcitoria nei confronti del cittadino. Norma meravigliosa. Ma a che punto siamo qui nella nostra regione, magari a differenza di altre regioni? Poi vedremo se c'è tempo. Ma quello che è più importante è che se leggiamo l'articolo successivo, prevede che ci sono delle responsabilità, poi vanno aggiornate ogni anno queste carte con le associazioni dei consumatori, con gli stakeholder, vanno presentate ad un'asse pubblica, quindi ai cittadini, eccetera, eccetera. Ecco, il 31 marzo degli anni vanno aggiornate, eccetera. Ecco, rimborso, il soggetto erogatore assicurano, quindi l'assicurazione vuol dire che non si può sfuggire da questo agli utenti in forma di rimborso nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio è inferiore per qualità e quantità agli standard applicati. Una norma importante per gli utenti di servizio. Poi vediamo che cosa dice uno degli articoli successivi. Ecco, sanzioni per la mancata osservanza della direttiva. Sanzioni. Quindi in caso che la direttiva non viene osservata, che cosa succede? Per i servizi erogati da pubblica amministrazione, l'inosservanza dei principi della presente direttiva è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti. Invece, per i servizi erogati in regime di concessione, mediante convenzioni e comunque erogati da soggetti non pubblici, l'inosservanza dei principi della presente direttiva costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti erogatori. Questo meccanismo sanzionatorio nei casi di messaggio, diciamo, di un indennizzo a favore dell'utente viene poi diciamo, ripreso da una legge successiva che, se volete, la possiamo vedere. Quindi questa normativa è di un'importanza vitale e noi, per cercare di far osservare questa norma, da quando io faccio parte di questo comitato regionale associazione di consumatori e utenti, io sono un funzionario del Ministero del Tesoro e Pensioni, dell'economia e finanza, ho lavorato nella ragioneria anche provinciale dello Stato, quindi penso ci sono i miei colleghi, ringrazio che siete venuti. E, ecco, diciamo, le funzioni della ragioneria è controllare la pubblica amministrazione. Quindi mi sono impegnato a studiare le norme vigenti e ho visto una disapplicazione di queste norme grave nella nostra regione in particolare. C'è un'altra norma, l'articolo 2,461 della legge finanziaria 2008. A quale ha fatto seguito la conferenza unificata Stato-Regione, che è di altrettanta importanza. Che cosa dice questa norma? Dice che quando la pubblica amministrazione concede l'erogazione del servizio in gestione a terzi, questo non viviamo nel trasporto pubblico locale, cioè sono settori vitali del trasporto pubblico locale, lo vediamo nella sanità, nel welfare, nei servizi sociali, lo vediamo in tutti i settori, insomma, quotidianamente abbiamo a che fare tutti. Quindi nella fase di erogazione del servizio a gestori esterni, quindi alla raccolta dei rifiuti, il servizio di trasporto pubblico, deve assicurare rispetto di quello che dice questo articolo 2,46. Qual è? Che nelle carte dei servizi e negli standard dei servizi devono essere assicurate nel contratto di affidamento di gestione il coinvolgimento delle associazioni di consumatori ed utenti nell'emanazione delle carte dei servizi, nel monitoraggio degli standard, nella definizione degli standard di qualità e quantità dei servizi. Beh, voi non mi credete, ma io per far applicare questa normativa da parte di alcune realtà pubbliche amministrazioni regionali, io sono dovuto ricorrere alla class action pubblica, alla diffida. Sembra strano, così. L'ho fatto nei confronti di comuni importanti della mia provincia. L'ho fatto nei confronti dell'ASUMARCO ed è ancora in concorso la partita. Perché se noi cittadini non applichiamo per eccesso di velocità, la settimana scorsa mi è arrivata una sanzione, io percorrevo un tratto stradale a 72 km all'ora, ero un rilevatore automatico, per 2 km mi è arrivato per fare a casa, io devo pagare, non si chiama. Allora io vi chiedo, se questa normativa prevede delle sanzioni anche gravi nei confronti del direttore generale, dei dirigenti, eccetera, e non è stata osservata, non è bene che anche in questo caso, visto che c'erano queste sanzioni, qualcuno una volta a mille paghi
perché questi funzionari dirigenti generali hanno anche avuto un premio, perché ogni anno, in base al ciclo delle performance, in base al piano dell'azione delle performance, chiaramente vengono erogati premi che sono delle voci, specie accessori, ai dirigenti, al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle locali. Allora, io credo che se non sono stato osservato le norme e i dirigenti generali hanno avuto anche premi, io credo che bisogna cambiare un po' questo metodo operativo della pubblica amministrazione. Io ho fatto anche una richiesta all'ufficio di disciplina di questa pubblica amministrazione locale per applicare queste sanzioni. La partita è aperta con dei comuni. Perché? Perché a mio avviso è importante cambiare anche rotta. Se ci sono delle normative vigenti che interessano noi cittadini, dobbiamo applicarle, perché non applicarle facciamo del male a noi stessi. Noi siamo funzionari della pubblica amministrazione, ma siamo utenti dei servizi. Finalmente qualcosa si muove. Abbiamo, grazie anche alla delibera della Regione Marche recente, abbiamo istituito un tavolo contributario con il trasporto pubblico locale, grazie anche alla nostra spinta, alla nostra continua sollecitazione ai competenti uffici della Giunta. Perché? Perché diciamo, è essenziale partire come fanno le altre regioni. Se voi prendete in esame la Regione Toscana e vedete l'osservatorio della qualità dei servizi nella sanità, loro sono partiti quando sono state emanate queste leggi subito. E il codice del consumo dice che l'applicazione di queste norme deve essere assicurata dallo Stato e dalle regioni. Quindi, senza entrare nel merito di quello che ha fatto la nostra regione o altre regioni in questo tema, io chiedo a tutela vostra che la Regione Marche e le altre regioni, ma io mi occupo della Regione Marche, prenda in seria considerazione questi temi. È perché adesso nel piano delle performance della Giunta è stato messo che vengono elaborate alcune carte dei servizi e c'è l'elenco dei servizi finalmente pubblicato sul sito della Giunta, che sono 26 servizi. Noi siamo nel 2018. Nel piano delle performance io vedo che è stata messa almeno una carta dei servizi. Ma io non dico di applicare le sanzioni nei confronti dei dirigenti che non hanno emanate fino oggi. Non dico di applicare anche le sanzioni nei confronti di quei dirigenti che avrebbero dovuto garantire l'applicazione di queste norme da parte degli enti locali, da parte dei gestori dei servizi, come è stato fatto. L'ATA ha avuto due rifiuti della nostra provincia, io ho dovuto fare una diffida che mi ha risposto ieri. Perché? Perché nonostante che il nostro ufficio, il dottor Talarino, ha scritto a tutti i presidenti dell'ATA, compreso anche quello della nostra provincia, che tra l'altro non ne parliamo, sarebbe interessante vedere cosa è stato fatto in merito all'ATA ATO della nostra provincia, mentre il nostro è stato costituito e ha mancato dei servizi. Qua sembra che non c'è neanche, c'è andato sul sito dell'ATA, che si occupa di rifiuti, problemi che riguardano tutti. A che punto è questo lato nostro della provincia? Andate a vedere, parliamo. Io ho dovuto fare una diffida perché nonostante che la nostra regione, il dottor Talarico, ha firmato una lettera alcuni anni fa a tutti i presidenti degli ATA, ATO 2, rifiuti, per cosa? Per far applicare questa norma, cioè dovete coinvolgere le associazioni di consumatori sulle carte dei servizi, sugli standard. A me non mi ha chiamato mai nessuno fino alla settimana scorsa. Fortuna, ecco, che la Giunta, con una delibera recente, nei settori dei trasporti e anche nel settore, diciamo, che riguarda le autonomie locali, ha deciso di veramente porre fine a questa situazione di inadempienza, costituendo un tavolo regionale con l'Associazione dei consumatori nel settore dei trasporti. Abbiamo già avuto due incontri, stiamo lavorando seriamente e autorizzando la sottoscrizione di un protocollo con l'ANCI, con i comuni, in questo soggetto settore. La Regione Toscana già da anni ha sottoscritto un protocollo per un tavolo di lavoro tra associazioni, comuni, regione su queste materie. Perché la mancanza delle carte dei servizi e degli standard è fondamentale. Nella delibera civica 6 del 2013, il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, prevedeva già il piano della prevenzione integrato con gli standard di qualità dei servizi. Cioè, voi sapete che esiste il piano di prevenzione della corruzione, esisteva il piano della trasparenza, adesso è stata inserita la materia all'interno dei piani di prevenzione della corruzione, esiste il piano delle performance, delle relazioni delle performance. E quindi
c'è un concetto di integrazione di questi piani, il piano integrato. Ma il piano integrato prevede che nel piano delle performance, quindi nel programma degli obiettivi annuali che si prefigge qualsiasi pubblica amministrazione, dalla regione ai comuni, devono essere inseriti gli standard di qualità del servizio. Perché? Perché se il dirigente di quel settore deve garantire il mantenimento di quello standard, anzi lo deve migliorare ogni anno, per interesse nostro. E se non lo fa, automaticamente nella relazione delle performance non deve avere, oppure deve avere dei premi ridotti. Questo non avviene, perché se non abbiamo neanche le carte dei servizi, gli standard devono essere inseriti nelle carte dei servizi. Se non ce l'abbiamo, noi siamo indietro tantissimo nell'applicazione di queste norme. E questo danneggia tutti, perché un'amministrazione efficiente, efficace, deve orientare l'attività a soddisfare i bisogni nostri, vostri. E il legislatore ha previsto questo strumento importante, le carte dei servizi. Quindi noi ci auguriamo nel giro di un paio d'anni di andare a recibere, come si dice, cioè di arrivare a una situazione in cui veramente, come esiste in altre regioni, noi possiamo svolgere il nostro compito come associazione di consumatori d'utenti. Ecco, questo è quello che riguarda le carte di servizio. Per il resto io ho piacere che voi siete venuti. Abbiamo in materia di trasparenza purtroppo una società civile che primo non è stata informata e formata sulla conoscenza pubblica, grazie al fatto che non sono stati ottemperati alcuni obblighi che esistevano dal decreto legislativo 150 del 2009. Ogni pubblica amministrazione deve mettere in atto ogni anno iniziative, lo dice la delibera civica numero 105 del 2010. Nei piani della trasparenza e dell'integrità doveva essere da anni già promossa l'attività di sensibilizzazione, focus, convegni su questi temi. Il decreto legislativo 150 del 2009 dice che ogni anno la pubblica amministrazione deve presentare ai cittadini, alle associazioni di consumatori, i piani e le relazioni delle performance. Questa norma esiste dal 2010-2011, se parliamo della fase applicativa per gli enti locali. Questo non viene fatto, scusi, ma anche il Comune di Pedro, finalmente ci mettiamo in riga. Però la trasparenza è la medicina più efficace, è un bene prezioso che c'ha, grazie all'Europa che il governo italiano ha voluto regalarci. Però dobbiamo essere custodi, dobbiamo conoscere gli obblighi che hanno le pubbliche amministrazioni e pretendere l'applicazione, perché come ci viene data la trasparenza ci può essere tutto. Come ha dimostrato il fatto che, vi ho detto prima, il governo ha eliminato i pareri nostri. A nostro avviso è gravissimo, perché noi dobbiamo perfezionarci su questi pareri, adesso non ci sono più. Grazie a voi tutti. Interrogiamo il dottor Missi, per ricordare ai colleghi che l'amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Acumark, per cui questa esperienza si va, come dire, a incardinare nell'ambito di questa collaborazione che proseguirà anche per gli altri aspetti e per gli stimoli che ci ha dato il dottore Bici. Sono già le 2, è ora di mangiare, vi ringrazio a tutti per la presenza, è stato un piacere e vi ripeto che magari il materiale, parlo in particolare per i colleghi, ma anche eventuali persone che fossero interessate, lo metteremo a disposizione con come dire, l'impegno di approfondire eventuali temi che voi vorrete approfondire. Grazie ancora. Per cortesia, noi abbiamo risposto un questionario ben articolato sulla conoscenza da parte dei cittadini, studenti di queste norme in materia di prevenzione della corruzione, accesso civico, carte dei servizi. Quindi vi invitiamo ad andare a compilare per farlo semplice, perché si trova online. Però adesso qui è un po' lungo per le modalità di accesso. Lo comunicheremo per email. Lo comunicheremo via email. Se avete lasciato dei mail vi daremo, quindi divulgato, perché è importante far compilare questo questionario, perché in occasione della giornata della trasparenza della Giunta, no? I colleghi potrebbero sottolineare, probabilmente illustreremo anche tutti i dati consultivi di questo questionario, per cui emergerà quanti cittadini conoscono per percentuale conoscere gli obiettivi della giornata della trasparenza, conoscono le carte di servizi. Quindi vi ringrazio se volete compilare. Grazie a tutti. La tua, la greca. Sì, mia.